Every day's another clean slate, so I'm trying to get the money like a rebate. It feels a little hopeless, but I'll be straight. Cool with anyone who doesn't seem fake. Continue grinding, I don't even have a weekday. And I'm finding that there be a lot of cheapskates. I don't mind them chugging loose and tell them peace, man. I just hop up in the booth and let the beat bang. Smoking a weed strain. What the fuck you think you're talking about? These problems abound, but fucking I ain't blocking them out. I'm walking around, my chest up, acting like the next up. But I feel like I'm cracking from all the stress, fuck. Here's the hope and the nonsense will never take its toll. Trying to make a stack, careful not to let it fold. Do this till I'm old, probably never stop. Man, blind time means I'ma never watch. There's a fall into place, they landed. I'm afraid to get stuck, but we're stranded. And aside from some luck, we're nothing handed. You only get to try it, but there's a fall into place, they landed. I'm afraid to get stuck, but we're stranded. That's and aside from some luck, nothing handed. Oh, il direttore mi ha dato il via, quindi possiamo cominciare. Siamo un attimo in ritardo, ma adesso ci riprendiamo. Intanto Bernac ha detto questa sera che ormai per la pioggia siamo a posto e non piove più. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti all'oratorio di Ospedaletto. La prima cosa, volevamo ringraziare Don Antonio per averci dato la possibilità, la gioia e la felicità per aver raggiunto un traguardo storico come la promozione in prima categoria per la prima volta in una società per presentare la squadra della nuova gloria che partecipierà al campionato Allora, Assi Pets di Ospedaletto Lodigiano, Apicultura il Molinazzo di Marinella Rancati, Bea Bar Caffè Pasticceria, Edicola di Borgonovo Antoni e Cartoleria, Franchi Pasqualino Azienda Agricola, Ercoli Fratelli Commercio Cereali, Trattoria del Cristo di Tasca Fabrizio, Farmacia Dottoressa Daniela Orlandi di Ospedaletto Lodigiano, Oasi Venere di Oriolizza, Ristorante da Dario Graffignana, Cerati Emiliano Impresa Edile, Onoranze Funebre Ugo Duffini, Frutti del Grano di Betty Mariano Ospedaletto, Donna in Acconciature di Luca Ascale, Studio Commercialista Eugenio Ferrioli, Tecnica Sporti Graffignana, Ferrari Matteo Impianti Elettrici Senna Lodigiana, Pizzeria Ristorante Nordesco Donio, L'Opus di Ospedaletto Lodigiano, Nicolai in Acconciature di Ospedaletto, Ortofrutta di Landi Giuseppe di Ospedaletto, Ridana Gas di San Fiorano, Art Caffè Ospedaletto Lodigiano, Autofficina Andy di Ospedaletto Lodigiano, Malguzzi Riccardo Impianti Idraulici Oriolizza, Macelleria Nelli Fabrizio di Oriolizza, SAI Assicurazioni di Sibra Gianluca, Autoservizi Forti di Livraga, Costruzioni Metalliche Generali di Zalini Virginio, Azienda Agricola Pedrazini Attilio, Studio Tecnico Massimo Ossola, Idraulica Zanavoni Gianluca Borghetto Lodigiano e Riccardo Giannelli Rimastex. Un applauso e un ringraziamento a loro. Lui è Ugo Duffini! Allora, adesso ti lascio il microfono per dire due parole. Io ho imparato a conoscere soltanto in questi giorni in cui ci siamo visti, ci siamo trovati per varie riunioni. Io penso che si sia presentato con i piedi ben saldi per terra, ma con una grande determinazione, entusiasmo e voglia di fare tutto quello che è possibile per rendere questa società forte, credibile, ambiziosa e soprattutto sana. Quindi quello che possiamo chiedere al Presidente è quali sono effettivamente gli obiettivi di questa società, visto che sei a carico comunque con un ruolo determinante, importante in questa società come quella del Presidente, e quindi in questo nuovo percorso di una società di calcio. Innanzitutto buonasera a tutti, ai giocatori che l'anno scorso ci hanno permesso di arrivare fino alla prima categoria e ai ragazzi nuovi che quest'anno affronteranno l'avventura importante
tutti i protagonisti. Gli obiettivi sono quelli innanzitutto di giocarcela con tutti, con umiltà, con coraggio, con la forza che sicuramente abbiamo, siamo consapevoli di avere un bel gruppo, cercheremo ancora di fare lo stesso gruppo dell'anno scorso, un gruppo forte di amici, di giocatori che hanno voglia di divertirsi, di stare insieme e di fare qualcosa di grande. Poi se ci riusciamo bene, se non dovessimo riuscirci, l'importante è provarci. Io penso che tutti siano d'accordo su questo. Proviamoci tutti insieme e creiamo questo bel gruppo. Questo è quello che volevo dire. Noi, io, Tonino, Dario, tutto il direttivo daremo il massimo per cercare di mettervi nelle condizioni di fare un ottimo campionato e voi darete il massimo in campo. Sicuramente il mister, che è un fenomeno, vero? Dov'è Pietro? È un fenomeno. Sicuramente sarà lui che vi guiderà e vi farà. È lui la vostra guida. Siete in mano a una persona sia tecnicamente forte e anche umanamente molto 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 avanti. Ho detto tutto, sono stato anche troppo prolisso. Ridò la parola al presentatore. Grazie di tutto ancora. Grazie presidente, va bene, ha assolto abbastanza bene il suo compito. Quando vuole. Lino! Visto che ho già detto che sei uno di poche parole, non mi aspetto un discorso di 25 ore. Ha detto che voleva chiamare te perché non so cosa dire. Beh, saluta e basta. Saluto tutti. Ringrazio tutti i giocatori nuovi, i giocatori diciamo vecchi che sono stati qui con noi quest'anno e come diceva Ugo prima speriamo in bene e vedrete che se andiamo avanti così come siamo andati avanti quest'anno arriveremo dei traguardi bellissimi. Grazie a tutti e buona fortuna. Grazie, è stato bravissimo. Buonasera, tutto bene? Hai mangiato stasera? Ah sì, il Cerghin, va bene. Allora, adesso lascio un po' a te la parola, io penso aver già detto abbastanza, al massimo ci aiutiamo a vicenda chiamando i giocatori. Quindi però prima due parole potresti dire, no? Allora, mi sembra che ormai ha già detto tutto il presidente e il vicepresidente. Io cosa posso dire? Posso dire che l'annata dell'anno scorso è stata bellissima, positiva e devo ringraziare prima di tutto chi non c'è quest'anno che è andato via, che a questo progetto di andare in prima categoria anche loro hanno partecipato e vorrei un applauso per Anelli, per la gente che sono andati anche lì. Detto questo, questi sono andati via, abbiamo preso dei ragazzi nuovi, dei ragazzi giovani e un po' meno giovani, che ci danno questa garanzia di fare bene, più che fare bene, di più ancora, perché è l'importante, voglio ripeterlo, l'ho detto l'anno scorso e lo voglio ripetere, che ci sia entusiasmo, divertirsi in campo e cercare di dare il massimo per la nuova gloria. Detto questo, io sono convinto che i risultati arriveranno. Sono a posto così. Ragazzi, forza, che un anno sarà difficile perché la categoria è nuova, sarà difficile perché è una categoria che, mi hanno detto i dirigenti vecchi, tra virgolette, che l'ospedaletto in prima categoria non è mai andata. Questa è una grande soddisfazione da parte della società e da parte di voi giocatori e da parte del paese, che ci proviamo a fare la categoria nuova e proveremo a dare il nostro contributo e prenderci delle grandi soddisfazioni. Grazie. Sì. La società voleva porre un particolare ringraziamento
all'amministrazione comunale e in primis alla persona del sindaco, come dice, come mi ha suggerito Dario, alla sensualissima Lucia Mizzi, per l'usufrutto dell'impianto sportivo e tutte le strutture connesse adesso. Se vuole venire a dire quattro parole, così si presenta. Così possono vedere che le mie parole non erano frutto dell'immaginazione, o no ragazzi? Insomma, un applauso, abbiamo un sindaco, no? Oh, sì. No, io mi congratulo per il risultato ottenuto quest'anno, auguro ai giocatori e organizzatori un buon lavoro e un buon divertimento. Grazie. Grazie. Certo, anche lei ha svolto bene il suo compito. Sai che preferisco lei rispetto a Eugenio? Sarà per la pancia che ormai non la sopportavo più. Vediamo se adesso non è più sindaco, gli va indietro un po' la pancia. Vedremo un po'. Cominciamo da colui che aveva, sì, ti dà fastidio la bandiera, esatto. Ti va nei capelli, esatto. Ok. All'ultima, alla cena di quella che è stata la festa per la promozione della prima categoria, avevo detto che quest'anno la squadra era stata paragonata ad una nave importante in cui il comandante numero uno era allenatore, cioè colui che aveva portato la propria nave al porto, alla destinazione giusta, esatta, in modo preciso, particolare, con tutti gli effetti speciali possibili, con un traguardo straordinario, ed è grazie soprattutto a lui che si è raggiunti questo straordinario traguardo che è stata la prima categoria. Lui è il mister Pietro Barbieri! Bravo, ti vedo in forma. L'ho addestrato bene, sono 10 giorni che facciamo le prove. Vai mister, dai. Cosa dico? Due parole, chiaramente voglio partire con i ringraziamenti, l'hanno già detto tutti gli altri, però mi sembrava doveroso ringraziare chi ha deciso di restare con noi, e sono veramente tanti rispetto alla rosa dell'anno scorso, e hanno deciso di rimanere con noi per affrontare questa nuova avventura in prima categoria, e chiaramente i nuovi che hanno sposato il progetto, perché adesso parlano tutti di progetto, nuova gloria, ok? Quindi tutti assieme dovremo fare riformare il gruppo, perché è sempre stato la nostra forza. È chiaro che adesso dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare, perché la prima categoria sicuramente è più impegnativa rispetto alla seconda dell'anno scorso, anche se abbiamo fatto, a mio avviso, ma penso a detta di tutti, un campionato straordinario. Okay. Mi preme però dire una cosa, non voglio nell'ambiente, soprattutto nei miei giocatori, sentire parlare di salvezza, perché una squadra che in seconda categoria realizza 70 punti, beh, penso che avrebbe fatto bene anche in prima categoria, quindi questo non è che ci deve vantare di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, anche perché penso, e chi è con me lo sa, che dobbiamo ancora dimostrarlo. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo dimostrato, bravi, tutti ci siamo dati la pacca sulla spalla, dobbiamo dimostrare adesso e confermare il valore dell'anno scorso. Però parlare di salvezza mi sembra riduttivo. Come giustamente ha detto il Presidente, dobbiamo partire con una voglia di far qualcosa di interessante. Chiaramente non vinceremo il campionato, forse, però dobbiamo partire sicuramente con degli obiettivi un po' più alti di una semplice salvezza, anche se è una categoria superiore. Perché, ripeto, le basi ci sono e i rinforzi sono arrivati veramente all'altezza di una categoria in più. Okay, quindi mi raccomando, non arriviamo così, aiuto, affrontiamo il campionato, prima categoria, la salvezza un cazzo. Okay? Noi dobbiamo andare in campo con quella grinta che ci ha sempre contraddistinto. Okay? Poi ci penseranno i vecchi ad amalgamare i nuovi, ma sono convinto che i nuovi aiuteranno i vecchi. Okay? Ultima cosa, poi basta, poi parleremo durante la stagione. Mi raccomando, iniziamo il 18 di agosto e non c'è tanto tempo per preparare l'inizio del campionato, che è il 7 di settembre. Vi chiedo poi, quelli che hanno già avuto, vi do un foglietto, poi sicuramente qualcuno sta già facendo qualcosa, non veniamo impreparati alla preparazione. Vi chiedo di fare qualcosa, onde evitare spiacevoli infortuni che potrebbero limitare poi le vostre
la vostra preparazione, perché, e poi vi spiegherà benissimo Marco Negri, la preparazione è fondamentale. Saltare la preparazione vorrebbe dire iniziare già da, permettetemelo, zoppi, e non dare contributo da subito al, all'obiettivo finale, ok? Quindi non arriviamo impreparati e arriviamo con quella voglia che ha sempre contraddistinto questa squadra. Io vi dico soltanto che 5 anni fa ero qui da prima esperienza da allenatore in terza categoria, ma non grazie a me, grazie a tutti. A distanza di 4 anni siamo qua a parlare di prima categoria, quindi mi raccomando, ok? Buone vacanze. Grazie mister, breve e conciso. Lui qua così di nascosto, perché non è che la conosce benissimo, però cioè abbiamo il sindaco che è buono o buona, la fotografa che è sexy, senza parlare della moglie di Tonino che vabbè, allora lì andiamo su troppo, non parliamone. Bene, abbiamo una pecca. C'è, c'è, lo teniamo, lo teniamo. Aspetta, c'è, c'è. C'è. No, occhio. Continuiamo, continuiamo. Quanto lavoro. Allora, staff tecnico ricchissimo come la nostra rosa, non vado in ordine di importanza perché siete tutti importanti come i miei giocatori. Vado in ordine di che vi vedo lì. Facchini Claudio. Iachelini Massimo, new entry preparatore dei portieri. Rognoni Francesco, new entry a darci una mano. In società si dice finalmente c'è qualcuno che capisce di calcio nello staff tecnico. Benvenuto a Rogno. Grazie Rogno! Barbieri Stefano, e per ultimo il più silenzioso, Ruspa. Dai Ruspa! Ruspa! Noi abbiamo il medico ufficiale della squadra, che è Franco. Vieni Franco. Ha fatto le foto, ha fatto un passo, lo sapevo. Thank you. Prendi. Carlo! Centrocampista, ex Oriese, Omini, Carlo! Attaccante, ex Real Casale, Giuguselli Marco del 95! Giovanissimo, va bene. Difensore dal Codogno, Bombini Elia. Bravo. Centrocampista dal San Colombano del 95, Marazzina Stefano. Orgogliosi di averlo qua, Ospedaletto, perché è di Ospedaletto, un gran portiere, ex Terranova, lui del 91, Castelli Angelo. Entusiasti di averlo qua, sempre di Ospedaletto, lui, dal Codogno,
del 92, Ferrioli Francesco. Centrocampista, ex Castellana, ex Atletico del Po, ex Montanaso di prima categoria, Stella Giuseppe. Difensore, ex Cavenago, ex Martino Strada, Pernash del 92, Alberto. Difensore dal Real QCM del 94, Monico Simone. E l'ultimo, che purtroppo non è qui con noi perché è al lavoro, attaccante ex Real Casares San Biagio, lui è Maraboli Emiliano. Questi sono i volti nuovi della gloria che insieme agli altri giocatori daranno il loro contributo, che cercheranno di dare emozioni più forti. No, questo lo abbiamo studiato. Well, chew me up and spit me out like a rotten Brussels sprout. I never really had a dog. Ok, ci siamo, c'è un posto. I just wanna be your dog, though you put me in a box. Chiamali. Just a con in your cat. Dai. Vecchi fro. Fighi vecchi. Che sfigate. Guardate fare. Dai. Vecchi, vecchio. Vecchio, vecchio, vecchio. Le cose dei vecchi, noi che cazzo siamo? Vecchi, vecchio, vecchio. Beppe, tu sì. Sei più vecchio. Due tiro. Dai, dai, non ci state, fate una fila più per terra ancora, oh. C'è ancora una mano. Bravo. Io sposto la squadra.